Originale del canto ambrosiano, cioè nella notazione a rombo. A termine di questo video, di questo studio, ti faccio vedere questo spartito che ho trascritto in questa notazione tipica del canto ambrosiano. Non cambia la posizione delle note dal canto gregoriano, perché le righe sono sempre quattro. La chiave, come nel canto gregoriano, è posta sul quarto rigo o sul terzo rigo. In questo caso la chiave del Do è posta sul quarto rigo. Questo sarebbe il canto della Chiesa milanese, che dovremmo trovare nelle liturgie della Chiesa di Milano. Ultimamente è un pochino stato dimenticato, non per fare polemica, ma per fare cronaca. Quando noi andiamo domenica a messa, non troviamo il canto ambrosiano. Questo lavoro lo faccio per tenere vivo questo patrimonio, per tenere viva l'attenzione, perché questo è un canto che non bisogna dimenticare. Io cerco di testimoniarlo e di tramandarlo, perché è un patrimonio insostituibile e ineguagliabile. A termine di questo video ti faccio vedere questo spartito, così puoi vedere bene la notazione e il testo che ho cantato. Il testo è abbastanza generico per quanto è specifico per il tempo di Pentecoste. O quam suavis est Domine. Questo testo lo possiamo recitare e utilizzare tutto l'anno liturgico. È semplicemente comunque uno studio. Giovanni Vianini, direttore della Scuola Gregoriana Mediolanensis di Milano, Basilica di San Marco, gennaio 2012. Salve.